Professor Giario Conti, quanto è importante la formazione per i medici, in particolare per gli urologi? Io credo che la formazione sia importante per tutti i medici, perché non esiste che un medico non sia costantemente aggiornato. A questo aggiungiamo il fatto che in un'epoca in cui la multidisciplinarietà sta diventando sempre più un'esigenza insopprimibile, è evidente che la formazione diventa ancora più importante, perché l'urologo non può sapere tutto di oncologia, di radiologia, di radioterapia, di medicina nucleare. Quindi ha bisogno di avere momenti, spazi, eventi in cui formarsi per accogliere anche tutte quelle che sono gli input che arrivano dalle altre specialità, perché la sua attività diventerà sempre di più multidisciplinare e quindi come tale avrà bisogno di spazi di formazione sempre più ampi e sempre più differenziati. Il tema della formazione dei medici è diventato di stretta attualità di recente. Si stima che 2 medici su 10 non siano aggiornati con la formazione. Il presidente della Federazione Nazionale degli Ordini, Anelli, dice che è anche un problema di mancanza di personale. Molti medici costretti a fare straordinari poi non hanno il tempo anche di fare formazione. Lei riscontra questo problema? Sì, questo è senza dubbio un problema, ma in realtà è un problema con molte sfaccettature. Io credo che in questo momento il compito delle società scientifiche, adesso parlo da questo congresso dell'Auro, ma non è la sola, sia quello di poter concentrare in spazi definiti momenti non solo di informazione, i congressi sono fondamentalmente informativi, ma anche momenti di formazione, che diano ovviamente poi anche i crediti dei CM, perché se sono concentrati all'interno di un unico spazio è probabile che più gente possa partecipare a questi eventi. Quindi troveremo, io mi auguro, sempre più spesso all'interno dei congressi non soltanto gli spazi informativi sull'ultima novità, che per carità deve essere conosciuta, ma anche spazi formativi sufficientemente ampi e sufficientemente distesi da poter partecipare, apprendere, dialogare, discutere e avere un confronto fra le persone.